Buona e santa giornata a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Ultime ore davvero adesso da qui, da Caccamo, dove ieri sera c'è stata la presentazione del libro e la Santa Messa, ma soprattutto l'incontro con tantissimi fratelli e sorelle della mia grande, famiglia. Sono grato. Per tutti questi incontri sono grato per tanti gesti di affetto, ma sono grato anche a tutti voi, anche non siciliani, che però avete accompagnato questi giorni e il mio viaggio con tantissimo affetto. Ma continuate a pregare perché ci mettiamo in macchina e per ritornare a casa. Vorrei consegnare tutti voi le vostre vite, i vostri cari, i vostri affetti, i vostri bisogni e desideri, allo sguardo di Maria, mamma nostra benedetta, allo sguardo di Gesù, misericordioso e santo. Camminiamo sempre, lasciandoci prendere per mano da Gesù e da Maria. A volte ci sono problemi, ne ho ascoltati tantissimi in questi giorni. A volte ci sono sofferenze, ne ho ascoltate tantissime, ma non siamo soli. Questo è il messaggio che voglio darvi. Non siamo soli. Coraggio. E allora segniamoci con il segno della croce e iniziamo la nostra giornata. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi mando un abbraccio, un bacio e soprattutto vi voglio bene. Coraggio e forza, sempre. E che Gesù e la Madonna vi proteggano, sempre.